Beh, quell'immagine è molto significativa perché in modo molto evidente ti dimostra che nel momento in cui tu intervieni per diminuire, abbattere o ridurre in modo significativo le emissioni nelle nostre città, significa che tu stai ripulendo l'aria. Tradotto, che cosa vuol dire? Quello che stiamo provando a fare. Io recentemente ho assegnato 170 milioni di euro per le regioni del bacino padano, quindi mi riferisco a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, che sono quelle che soffrono di più la situazione della qualità dell'aria, per il trasporto pubblico a scarso impatto, a zero impatto, più per il trasporto privato. Che cosa vuol dire? Che ormai è evidente che tu devi aiutare il sistema produttivo a inquinare di meno, quindi abbassare, e quindi la cosiddetta neutralità carbonica, che è il riferimento al 2050, anticiparla il più possibile, questo secondo le prospettive mondiali. Nello stesso tempo aiutare il cittadino a o cambiare vettura, per dire prenderne una che sia zero inquinante o a basso impatto, e principalmente utilizzare il sistema pubblico locale di trasporto appunto a zero impatto o a scarso impatto. Questa è la dimostrazione di quelle foto. E si può fare. Si può fare, è chiaro, non dovevamo aspettare il coronavirus per saperlo, però in questo senso cogliamo quella foto come elemento che ci fa capire che si può fare. Le risorse ci sono, le abbiamo messe, adesso quello che stiamo chiedendo all'Unione Europea è di scorporare l'impegno, l'investimento green dal patto di stabilità. Perché se vogliamo cambiare il paradigma economico e se vogliamo cambiare il sistema di tutela ambientale, quindi anche sanitaria per certi versi, bene, allora è il momento che il patto di stabilità va sforato. Non è greenwashing questo, cioè il tentativo di aggirare l'ostacolo attraverso il green, è invece il modo per affrontare finalmente in modo compiuto il cambiamento, la cosiddetta transizione ecologica, che sia equa e giusta, come è stato stabilito nel 2015 nell'accordo di Parigi e come il nostro Presidente della Repubblica ha ribadito nell'ultima COP di Madrid. Questi sono gli elementi robusti.